Quali sono i 15 passi fondamentali da seguire per ottenere una LLC, o Limited Liability Company, perfettamente funzionante all'interno degli Stati Uniti? Probabilmente in questo momento, se stai guardando questo video, perché sei un imprenditore o un professionista alle prese con un regime forfettario, piuttosto che con un regime fiscale, piuttosto che con una gestione contabile e fiscale di un veicolo societario, come può essere una società a responsabilità limitata italiana, piuttosto che una BV olandese, piuttosto che una società austriaca, piuttosto che una GmbH tedesca, piuttosto che con una SA spagnola, piuttosto che con una SA svizzera, piuttosto che con una limited UK irlandese, piuttosto che cipriota. Perché ti sto facendo l'elenco della spesa? Perché tutte queste forme sociali che ti ho appena nominato ti assicurano 9 volte su 10, esclusa la SRL italiana, un lecito e legittimo risparmio di imposta. Allo stesso tempo però ti costano in termini di contabilità e di tempo da perdere dietro il tuo commercialista, al di là chiaramente anche dell'onorario del tuo commercialista. Oggi è possibile a determinate condizioni utilizzare una forma sociale come quella della LLC negli Stati Uniti, che in realtà ti dà accesso a un risparmio incredibile di tempo e di soldi. Come? Te lo dico tra un secondo. Cerchiamo di capire quali sono allora questi 15 passaggi fondamentali da prendere in considerazione nell'ordine cronologico che ti dirò per capire se è il caso di aprire una limited liability company, come fare per ottenere due cose fondamentali, cioè una gestione contabile estremamente semplificata, che significa più tempo per te e per il business, e soprattutto un onorario ridottissimo per quanto riguarda sia la gestione della società stessa, sia per quanto riguarda l'onere delle eventuale commercialista, accountant US in questo caso. Ok, il primo step da fare è quello di scegliere la forma sociale più adeguata. È vero che ti ho promesso che ti avrei portato, e così farò, per mano fino alla costituzione della LLC in questa serie di video dedicata alla Limited Liability Companies, ma la primissima considerazione da fare è che la LLC non è l'unica forma sociale disponibile all'interno degli Stati Uniti. Se stai pensando di trasferirti negli Stati Uniti, piuttosto che di incorporare un veicolo societario per effettuare un business all'interno degli Stati Uniti, piuttosto che all'esterno dei confini dei 50 stati dell'Unione Federale degli Stati Uniti, devi sapere che la Limited Liability Company potrebbe, e probabilmente lo è, essere la scelta migliore nel tuo caso, ma non è l'unica. La LLC infatti è ottima per quanto riguarda i non US citizen, non US tax resident, cioè coloro che non sono né cittadini né fiscalmente residenti all'interno dell'Unione Europea. Però d'altro canto è quella che ci dà il massimo livello di protezione sotto un profilo di privacy, ci dà un'ottima protezione dei nostri asset, perché sappiamo che è una società a responsabilità limitata, e se ci sono i presupposti di una tassazione per trasparenza, tendenzialmente è possibile anche arrivare a una tassazione ridotta, quantomeno zero, per quanto riguarda gli Stati Uniti. D'altro canto però esistono altre forme societarie, per esempio come non US tax resident potresti considerare una C-Corp, quindi l'equivalente delle nostre società a responsabilità limitata europee, delle limited europee, se per esempio hai necessità di affacciarti sul mercato degli investitori, hai bisogno di capitale di rischio di prenderlo a credito sul mercato finanziario. In questo caso una C-Corp, che è facilmente tramite le sue shares è facilmente vendibile, spendibile, quindi è possibile fare entrare altri soci molto semplicemente all'interno della compagine societaria, è sicuramente uno strumento migliore rispetto a una limited liability company. Non preoccupatevi voi che avete le limited in questo momento e avete bisogno di accedere al mercato del capitale di rischio, perché in realtà con un paio di semplici operazioni, con un paio di semplici passaggi è possibile raggiungere lo stesso risultato. Però di default, se quello è il vostro obiettivo principale, allora vi consiglio di considerare appunto la C-Corp. Se poi siete più di un socio, molto spesso molti clienti che si trovano nella condizione di aver lanciato un business contemporaneamente, quantomeno insieme, o di condividere i loro rispettivi skill per ottenere delle economie di scala e delle sinergie, e allora la partnership è che è una cosa diversa dalla limited liability company. Si tende spesso a sovrapporre queste due cose, ma non è così.
La partnership, che potrebbe prevedere per esempio un socio americano e un socio europeo, è un'ulteriore forma da prendere in considerazione. Quindi se siete più di uno, prendiamola sempre in considerazione, anche se gli effetti fiscali sono particolarmente complessi da gestire, anche alla luce del report Ocse del 1999, di come vengono gestite le partnership a livello fiscale, è una cosa estremamente complessa che va fatta con un professionista. Però dobbiamo sapere quantomeno che esiste questa possibilità. Difficilmente vi consiglierei una S-Corp, che invece è dedicata tendenzialmente a US Tax Resident, che è una cosa che in questo momento, quantomeno sotto l'amministrazione Trump, è estremamente difficile ottenere un visto, una green card per rimanere oltre 3 mesi all'interno degli Stati Uniti e quindi diventare anche US Tax Resident è veramente difficile, quindi la S Corp non la tratteremo. L'ultima forma che mi viene in mente è la sole proprietorship, cioè l'equivalente della nostra ditta individuale, e qui obiettivamente se siamo un US Tax Resident probabilmente non è il caso perché si perde la responsabilità limitata, quindi obiettivamente ve la sconsiglio. Quindi, dopo aver considerato queste 5 alternative come minimo all'interno degli Stati Uniti, capirò se per me è il caso, e probabilmente lo è, di avere una limited liability companies oppure no. Ok, step numero 1. Step numero 2, scegli lo stato in cui organizzare. Ricordiamo che una LLC si organizza, detta è organize, e non si incorpora tecnicamente all'interno di uno dei stati degli Stati Uniti d'America. Come facciamo a scegliere qual è lo stato più indicato? Beh, sicuramente sono due gli elementi su cui andrò a giocare, cioè la tassazione e la privacy. Perché? Perché non esiste soltanto sappiamo che gli Stati Uniti sono uno stato federale, quindi dobbiamo fare attenzione alla tassazione dello stato, alla tassazione federale, quindi l'aliquota fissa federale, ma dobbiamo fare attenzione anche a quelle cose, alle tasse locali, come per esempio la Francia Easy Tax, piuttosto che alcuni requirement previsti da determinati stati di compliance, come per esempio l'annual report, che possono costare alla fine dell'anno. In alcuni stati non ci sono, in altri costano un po' di più, in altri un po' di meno, dipende. Diciamo che se stiamo considerando, per farla breve, di incorporare una LLC, probabilmente guarderemo a uno di questi 4 stati, cioè Wyoming, Delaware, Nevada e New Mexico, a determinate condizioni. Facciamo attenzione, se abbiamo intenzione di svolgere un business all'interno degli Stati Uniti, per esempio di real estate, o viviamo negli Stati Uniti, abbiamo intenzione di trasferirci negli Stati Uniti, ha senso incorporare o organizzare la LLC nello stato in cui andremo a svolgere il nostro business. Se poi dobbiamo svolgere business in più di 2 stati, vanno fatti un altro tipo di ragionamento. Però tendenzialmente andrò a organizzare la mia LLC nello stato in cui svolgo il business. Vado in Florida per il mercato del real estate, la LLC la aprirò in Florida. Invece sono non US Tax Resident, devo svolgere un business fuori dagli Stati Uniti, probabilmente guarderò uno dei 4 stati che vi dicevo prima. Il livello di privacy dipende, per esempio stati come il Wyoming autorizzano la possibilità di utilizzare manager, altri stati non lo prevedono, alcuni hanno delle franchise tax più care, altri hanno delle local tax un po' più elevate. Quindi, come dire, va fatta una ricerca su perlomeno questi 4 stati e poi alla fine delle nostre considerazioni capiremo, a seconda delle nostre esigenze, quale è davvero lo stato che può fare al nostro caso. Step numero 3, ottieni un registered agent. Il registered agent è una figura che non esiste nel diritto civile, quindi in Europa in realtà non siamo abituati a sentir parlare di un registered agent. È però una figura che è obbligatoria all'interno degli Stati Uniti quando incorporiamo, quando organizziamo, chiedo scusa, una LLC, e è colui che riceve i documenti societari e legali più importanti per conto della società, ed è necessario, è previsto per legge, quindi è obbligatorio, e devi avere per forza un indirizzo fisico, quindi non può essere una PO Box, deve essere un cristiano che ti dà tendenzialmente il tuo service provider, e che è colui appunto che riceve, colui che ti tiene un po' l'agenda in ordine, colui che ti dice: guarda, sono arrivati questi documenti, e che ti ricorda quando è arrivato il momento di determinate scadenze, come per esempio le tasse locali, piuttosto che quando è arrivato il momento di compilare la dichiarazione dei redditi. Ed è anche colui che ti assicura un certo livello di privacy, perché nei vari stati possono esistere dei public register, dei registri pubblici per i registered agent, scusatemi il gioco di parole, quindi in quel caso sono loro a comparire
apparire in questi registri pubblici. Ok, quindi non ci dimentichiamo mai dei registri ed gadget. Passo numero 3. Passo numero 4, a questo punto siamo pronti per incorporare la nostra LLC. Se abbiamo fatto i ragionamenti opportuni sulla forma societaria più opportuna per svolgere il nostro tipo di business e abbiamo capito in quale stato ci conviene fare a seconda delle nostre esigenze, una volta ottenuto il registered agent possiamo procedere con la richiesta di incorporazione, di organizzazione della LLC. E qui i service provider sul web si sprecano, facciamo attenzione, perché alcuni offrono dei servizi minimi, quindi quello che costa meno ci può sembrare allettante, in realtà poi i documenti societari ti arrivano dopo 3 mesi, è un casino ottenere l'EIN, lo vediamo tra un attimo, è quasi impossibile ottenere un ITIN, quindi non sempre il risparmio equivale a un vantaggio. Quindi io vi consiglio un service provider con un prezzo medio, tendenzialmente un servizio di incorporazione decente, non deve costare sotto i $400, altrimenti riusciamo a ottenere con fatica i documenti societari che comprovano la costituzione della nostra LLC, ma poi abbiamo una serie, anche se ci riusciamo, abbiamo una serie di casini infiniti dopo, perché magari non ci avvertono delle scadenze fiscali, non ci avvertono delle dichiarazioni, non abbiamo un professionista dall'altro lato che in caso di problemi con l'IRS piuttosto che di problemi legali con parti terze, come per esempio clienti, riusciamo a interagire, chiedere consigli, assistenze, eccetera eccetera, piuttosto otteniamo il vuoto. Quindi poi per $100-200 in più all'anno, perché di questo parliamo, ci troviamo con un servizio scadente e ricordiamoci che le sanzioni legate alla mancata compliance US possono essere piuttosto pesanti, per esempio se ci dimentichiamo di compilare una dichiarazione ci sono sanzioni fino a $25,000, per cui mi raccomando, keep in mind, fate molta attenzione. Step numero 5, ottieni un EIN, l'ho detto in italiano proprio, EIN, terribile, però comunque un Employer Identification Number. Si tratta di un Tax ID, cioè di un numero di identificazione fiscale emesso dall'IRS, che sarebbe l'amministrazione finanziaria locale, è equiparabile a un Social Security Number, anche se da non US Tax Resident non siamo tenuti ad avere un Social Security Number, e serve a compiere una serie di operazioni fondamentali se vogliamo fare business, come per esempio aprire uno US Bank Account, se vogliamo avere un conto corrente all'interno degli Stati Uniti senza EIN, ho detto EIN, lo ripeto in italiano, non possiamo averlo. Ci serve chiaramente anche a svolgere la nostra attività commerciale, perché è il numero che identifica la nostra attività commerciale. E ci serve a chiedere eventuali permessi e licenze lì dove sono necessari, in alcuni stati, lo vedremo più tardi, è necessario avere alcuni permessi e licenze a seconda della tipologia di business per diventare operativi a tutti gli effetti, ci serve ad assumere impiegati se ne abbiamo bisogno, infine ci serve anche per pagare le tasse e quindi essere compliant con le richieste dell'IRS. Noi ci vediamo nel prossimo video per quanto riguarda i successivi 5 step da seguire per ottenere una LLC perfettamente funzionante incorporata all'interno degli Stati Uniti. Sono Luca Tagliatela, tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se ti è piaciuto il contenuto di questo video, mi raccomando, subscribe, iscriviti al nostro canale YouTube, metti like.